Intitolata a Don Enzo Chiarini, la sala conferenze del COPE in piazza Garibaldi. Don Enzo è scomparso nel dicembre del 2019 e sono stati presentati durante un incontro che si è svolto al COPE anche volumi con tre racconti scritti dal missionario, racconti inediti. Dedicare la sala a Don Enzo Chiarini è veramente un messaggio importante che riguarda la memoria, ma anche il suo impegno e la sua capacità di fare e aprire varchi a livello internazionale. Siccome il Consorzio Punto Europa parla di progetti che guardano all'Europa, che guardano agli altri stati, all'integrazione fra popoli, anche se è possibile alla crescita rispettosa di quello che sono i territori, le culture, le tradizioni, allora il suo nome qui in questa sala è davvero un motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. E poi questo volume, che è un po' il raggiungimento di un suo desiderio, perché mi aveva affidato questi racconti qualche anno prima che venisse a mancare, e con la volontà proprio di renderli pubblici, di farli conoscere. Sono racconti scritti prima della sua esperienza in Burundi. La missione di Don Enzo prosegue con il gruppo di amici che lui aveva intorno e che aveva organizzato con un'associazione che si chiama Dalla parte degli ultimi, diciamo così, per farli capire anche agli africani e agli amici africani, da Padua Abruzzo. Ed è un gruppo di amici che dopo la morte di Don Enzo sicuramente ha passato un momento travagliato. E considerate che dopo la morte di Don Enzo c'è stata la pandemia, e quindi soltanto quest'estate siamo tornati in Burundi e abbiamo deciso comunque, di viste le opere che ha realizzato Don Enzo che non possono essere lasciate in abbandono, di proseguire l'attività, principalmente aiutando i ragazzi delle scuole, nel settore della formazione e nel settore dell'agricoltura.